vacche sono sacre. L'India. Perfetto. Dove si trova il campanile di Giotto? Di Renfe. Chi era il flagello di Dio? Attila, era da Iunni. Queste sono troppo facili, ammetto. Anche perché le rispondono... Cioè... Dove si conserva la corona ferrea? Era la corona di Carlo Magno, no? Sì. Aquisgrana? No. No. Non lo so, passo. Lombardia. Lombardia? Al museo di Santa Giulia? A Brescia? A Monza. Rossini, di che regione era? Rossini era... La città del suo cuore era Bologna, anche se lui era nato nella Marca. Grandissimo. Io concluderei qui perché lo farei concludere alla grande. Però con cattiveria no. Qual era il nome di battesimo di Corso? Corso chi era? Calciatore. Corso. La famosa foglia morta di sinistra di Corso era il nome dell'Inter, per cui... Ma vai triste. Allora buona come risposta, dato buona. Era Mario. C'è ancora una cattiva. Facciamo una cattiva, dai. Che cos'è il concistoro? Il concistoro è il consiglio dei cardinali. No, io chiudo alla grande anche qui. Il numero 9. Numero 9. Che mestiere faceva Gianni Brera? Giornalista sportivo. E qual è il fiume che bagna Pavia? Ticino. Alla grande. Chi è l'autore dell'opera Don Carlo? Don Carlo. Non lo so. Facciamo un'alternativa di Falstaff. Verdi. Perfetto, anche Don Carlo. Okay. Ultima domanda, di quale poema era personaggio Pallante? Orlando Furioso. No, un po' prima. Gerusalemme libera. Prima. Non so, Don Quixote. Prima, avvicinati. Poema? Sì. Ma molto prima. Poema, sì. Andiamo nella mitologia. Odissea. Dopo? Ilia. Dopo? Ah, Eneide. E ci siamo, grande. Abbiamo qui i numeri? 71, 74. Allora, mi è stato chiesto di fare esclusivamente domande di natura alcolica, no? Qual è il vento che spira nel deserto? Il vento. Il vento che spira nel deserto. Ma io domani. Il Ghibli. Ghibli. Il figlio di Ettore, come si chiamava? Ettore Patro. No. Quello era dall'altra parte. Astianatte. Dove si trova il San Carlo, non il San Carlone? Ma penso proprio di no a questo punto, il San Carlo. San Carlo Borromeo sarà sul lago di Garda. Il teatro, parliamo del teatro. Ah, il teatro San quello, Carlo. Quello sul lago Maggiore è il San Carlone. Napoli, perfetto, vedi? Sì, ah, grande, l'aiuto del pubblico. Chi era soprannominato Giberna? Sì, ma ragazzi, io Gibernau. Gianni Morandi. Che tipo di arma è la balestra? La balestra sì. Lo so, è una specie di fucile però con dentro la... No, un arco con una freccia che però spara tipo fucile. Perfetto, e l'isola di Sumatra in che continente si trova? Asia. Vedi, stiamo andando in crescendo. I tre re magi cosa portavano? La birra. La? L'oro dice. La birra? Birra. Ah no, sono le domande alcoliche era fatta. Il fiume di Baghdad, ultima domanda allora, dai. Qui si va anche... Te.
Tigri. Perfetto. Suggerimento ma giusto, grazie.